Prima di intraprendere questo trekking, il nostro gruppo si rivolge ad un Lama Rinpoche di Kathmandu per ottenere la benedizione, perché andare al Kailash significa anche avvicinarsi al buddismo, mettersi in discussione, affrontare un cambiamento. Dopo un lungo viaggio, ecco lì il nostro obiettivo. Collocato su un piedistallo di roccia striata con la sua cupola di neve che scintilla al sole, il Kailash assomiglia più a un blocco di marmo scolpito dalle mani degli dei che non a una montagna creata dalla forza della natura. In effetti i tibetani spesso paragonano la vetta al tetto a pagoda della reggia di una divinità o al reliquiario di un santo. Gli Hindu vedono nel monte Kailash la divina dimora del gran dio Shiva e della sua sposa, la bellissima dea Parvati. La Kora, il percorso circolare che viene compiuto in senso orario attorno alla montagna sacra, è la meta finale del pellegrinaggio. Occorrono di solito 3 giorni, con frequenti soste ai santuari e ai templi per pregare e compiere riti. Anche noi di buon mattino lasciamo la cittadina di Darchen, punto di partenza di tutte le spedizioni di occidentali e pellegrini. Appena usciti dal villaggio c'è un bello strappo che impone passi lenti. Comunque non c'è fretta. I mucchietti di pietre su cui sono incisi versi in sanscrito ci guidano nella salita. Ci fermiamo per una pausa nell'area dei festival religiosi. Il tempo si fa sempre più minaccioso e dal cielo comincia a cadere qualche fiocco di neve. La valle si stringe e la cima del Kailash non si vede più. Procediamo stretti tra altissime montagne di roccia. Finalmente siamo vicini al luogo dell'accampamento, situato ai piedi della parete nord del Kailash. Alcuni pellegrini tibetani, per accrescere il merito religioso della loro impresa, impiegano molto più tempo, 2 o 3 settimane, prostrandosi a terra lungo tutto il percorso attorno alla montagna, imperturbabili di fronte ai torrenti, ai macigni e ai ghiacciai che devono superare. Noi montiamo le tende e ci prepariamo per la notte che si preannuncia particolarmente fredda. Per fortuna la cena in compagnia scalda i nostri animi.